Ora, l'osservazione che ho fatto al Ministro è stata quella di fargli rilevare, concludo Presidente, Sì, dovrebbe. a me risultano 8 minuti e No, 40 no, secondi, a me comunque, risultano 10 no, minuti e va 20 bene, comunque secondi, sto guarda. concludendo, sono arrivato davvero alla conclusione, se porta pazienza pochi secondi concludo. Al Ministro ho fatto presente che se anche io stesso e lui andassimo a gestire il Colosseo, sempre 50 milioni di euro di incassi faremmo, perché non siamo io, lui, né Coop Culture né Mondadori a garantire l'afflusso di visitatori e turisti, ma è appunto il Colosseo. Quindi noi vorremmo, questo è l'appello dell'ultimo secondo, che questi scempi fossero sanati, che quella gara fosse rinnovata e, se possibile, che lo Stato incassi per sé i 50 Grazie. milioni dell'Anfiteatro Flavio senza condividerli con nessuno. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Gianluigi Gigli, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Signor Sottosegretario, mi dispiace non ci sia il Ministro, ma io vorrei iniziare questo intervento dicendo che il dibattito veterosindacale di oggi mi ha ringiovanito, mi ha riportato agli anni della mia gioventù quando studiavo medicina. Ed era in atto in tutti gli ospedali, a Roma in particolare, una catena di scioperi selvaggi, di assemblee paralizzanti che mettevano a rischio la salute dei pazienti. Ecco, all'epoca si gridò appunto al fatto che qualcuno pensasse di conculcare queste libertà sindacali. Poi i tempi sono, per fortuna, aggiungo io, cambiati. Abbiamo avuto la legge del 1990, abbiamo avuto poi la sua riedizione nel 2000, con la quale è stato regolamentato nei servizi essenziali l'esercizio appunto delle libertà sindacali, del diritto di assemblea, del diritto di sciopero, e direi che quello che oggi abbiamo nella sanità, appunto come servizio pubblico essenziale, è qualcosa che nessuno si azzarderebbe a definire un attentato alle libertà costituzionali, all'esercizio appunto della libertà sindacale. Ed è definito in una maniera tale che mentre questo esercizio viene e continua ad essere garantito, al tempo stesso è garantito il livello minimo delle prestazioni da erogare affinché appunto la struttura essenziale, ripeto, come servizio, non venga paralizzata affinché il paziente non venga penalizzato. Nessuno dice che questo appunto comporta la coartazione delle libertà sindacali. Non lo dicono i medici, non lo dicono gli infermieri, tantomeno lo dicono gli utenti del servizio, parlamentari compresi. Nessuno dei nostri parlamentari, di quelli che oggi si sono affannati a definire questa vicenda un attentato alle libertà sindacali, probabilmente vorrebbe ritornare indietro al periodo che ho appena descritto per quanto riguarda la sanità. Eppure possiamo chiederci, visto che anche questo è stato tema del dibattito, funziona tutto oggi in sanità? Assolutamente no. È forse sufficiente il personale? Direi per nulla sufficiente, anche in ragione del blocco del turnover che c'è stato per esigenze di spesa, appunto, di controllo della spesa. Ci sono dei turni massacranti in sanità, certamente sì, sta sulle pagine tutti i giorni dei giornali, ci sono proteste per questo. A qualcuno vengono forse pagati gli straordinari per quello che fa? Assolutamente no, sono addirittura scomparsi come voce. Diciamo, almeno per quanto riguarda i medici, sono scomparsi come voce della contrattazione sindacale. Ma nessuno, ripeto, nessuno, né il personale né gli utenti, tantomeno, si sognerebbe di tornare indietro. Ora, questo decreto cosa fa nella sua semplicità? Prende atto che anche i beni di carattere storico, artistico, monumentale, museale, bibliotecario, costituiscono un servizio pubblico essenziale e che la tutela, la fruizione,
La valorizzazione di questo servizio rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni che questo Paese è tenuto ad erogare. L'Italia, giova ricordarlo, qualcuno l'ha detto forse scherzando prima, è il più grande giacimento di beni culturali del pianeta. E diciamo, mettere a rischio la fruizione regolare di questo giacimento sarebbe un po' come, mi consentirete l'esempio grossolano, se in un paese produttore di petrolio qualcuno andasse con un'assemblea sindacale a paralizzare il flusso dell'oleodotto. Io credo che, dovrebbe seriamente essere considerata appunto questa situazione per l'Italia, perché questo immenso patrimonio che noi oggi abbiamo chiede di essere appunto valorizzato anche attraverso un esercizio responsabile delle libertà sindacali. Allora, questo decreto che va ben oltre i fatti di cronaca, io credo in tutta coscienza che non costituisca, ripeto ancora una volta, un attentato alle libertà sindacali. Tutto al più possiamo chiederci se serviva davvero un decreto o si poteva perseguire un altro tipo di strumento. E tuttavia, il ripetersi di episodi incresciosi, di episodi di sindacalismo più o meno selvaggio, i tempi che un approccio diverso avrebbe richiesto e l'avvicinarsi anche di scadenze di grande rilievo nazionale e internazionale per il flusso di visitatori che porteranno nel nostro Paese, da Roma in particolare, come l'evento giubilare che è ormai alle porte, credo che consigliassero in tutta coscienza un affronto rapido del problema, anche perché non scordiamocelo che la definizione poi dopo delle modalità con cui questo esercizio di libertà sindacali dovrà essere garantito e le prestazioni minime che dovranno essere garantite a coloro che fruiscono invece di questo servizio richiederanno dei tempi per la loro definizione, tempi che il decreto prevede giustamente in 60 giorni di confronto tra le parti sindacali e il governo stesso e le sovrintendenze. E allora io credo appunto che questi tempi, che comunque andavano rispettati giustamente per definire le prestazioni minime da erogare, credo che richiedessero lo strumento del decreto legge. È certamente qualcosa che non è dogma di fede, per carità, ma credo che il buon senso ci porta a dire che quello che è accaduto e quello che poteva accadere meritavano un tipo di affronto come questo da parte del governo. E infine una domanda: basterà questo decreto a salvare i beni culturali? Anche questo è stato evocato nel dibattito. Certamente ci possiamo tutti rispondere, penso siamo tutti consapevoli del fatto che non basterà tutto questo. Non basterà se noi non usciremo dalla logica della spesa per non entrare in una logica diversa, cioè quella che vede i beni culturali come una risorsa per il Paese, come una risorsa anche dal punto di vista economico. E allora io credo che piuttosto che stare a litigare in quest'Aula sul modo in cui l'esercizio delle libertà sindacali deve essere garantito in un settore strategicamente importante per il Paese, credo che noi avremmo dovuto affrontare un altro tipo di dibattito, il dibattito sugli strumenti più idonei per valorizzare il nostro immenso patrimonio culturale. L'invito quindi certamente al Governo è a dire: accompagniamo questo decreto investendo in cultura. Investendo che non vuol dire solo quattrini, ma significa anche soldi certamente, ma investiamo migliorando la gestione, migliorando, come ha richiamato anche il Ministro poc'anzi, gli orari di apertura, la fruibilità quindi del servizio. Superiamo, come ha richiamato il Ministro, regolamenti anacronistici, ma anche, e qui servono i soldi, colmiamo gli organici, restauriamo situazioni che meritano di essere restaurate
per non andare in una condizione di degrado. Ho finito, Presidente. Credo che tuttavia il Governo abbia mostrato, oltre ai 500, le 500 assunzioni annunciate in legge di stabilità, abbia mostrato qualche cosa di positivo da questo punto di vista. Abbiamo avuto, per merito del Ministro Franceschini l'anno scorso, la traduzione in legge di quello che è stato chiamato l'Art Bonus, cioè un meccanismo di defiscalizzazione per coloro che donano ai beni culturali di questo Paese. Io credo che sia stato uno strumento di grande rilievo, di grande importanza, che sta portando risorse appunto nel sistema. E io quello che mi sentirei di dire al Governo è di, come dire, allargare questo tipo di orizzonte, allargarlo anche, come era stato il senso di un nostro ordine del giorno all'epoca, perché l'emendamento non era stato purtroppo accolto, allarghiamolo anche addirittura al privato che diventa fruibile per il pubblico. Il nostro Paese è ricchissimo di beni che non sono soltanto appunto dello Stato, degli enti pubblici, e allora anche a questo tipo di beni noi dobbiamo offrire la possibilità della defiscalizzazione. E infine dovrebbe il volontariato, ho terminato, diamo tempo, spazio onorevole, all'associazionismo anche nella possibilità di far fruire i beni culturali. C'è tanta gente che vorrebbe mettersi a disposizione del Paese anche in questo settore. Grazie. Grazie. È scritto a parlare il deputato Simonetti. Prego, ne ha facoltà. Consegna. Grazie Presidente. Guardi, Sottosegretario, il tema è un tema che a noi interessa, è un tema importante. Probabilmente se fosse stata seguita una strada più parlamentare rispetto alla decretazione d'urgenza, Lega Nord sarebbe arrivata anche a votare favorevolmente a un testo che si presenta come quello che voi avete presentato, però con decreto, perché il tema è certamente un tema che può appassionare chi vuole, come noi, snellire tutte quelle pratiche burocratiche che portano alla mancata fruizione, da parte del pubblico di tutti quei beni che fanno grande un Paese, tutti quei beni che sono importanti sia da un punto di vista culturale, da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista ambientale e anche da un punto di vista economico. Perché ricordiamoci che il PIL derivante appunto dal settore cultura